arrabbiato durante il primo tempo perché se era troppi dietro non andava bene. Siamo messi a 4 come avevamo fatto anche a Terni, abbiamo ricalcato un po' certe situazioni, non eravamo brillanti nemmeno oggi negli ultimi 30 metri. Ci vuole un episodio per riprenderla, come è stato l'episodio del vantaggio loro che non esiste. Quando batti la testa di solito in tutti i campi di calcio fischiano, meno lui oggi. Non si può parlare con loro, non si può fare. Gli interessa solo se tieni le mani in tasca. Se tieni le mani in tasca va tutto bene, come fa così ti ammoniscano. Cioè veramente siamo arrivati alla paranoia. Ma lo dico io, me ne piglio io le mie responsabilità, non c'è problema. Cioè, non puoi parlare con loro, non puoi dirgli niente perché sennò ti dicano il comportamento con calma. Uno gli spiega le cose, che deve fare? Sei a calcio, non è che siamo in una chiesa. Perciò, vabbè, lasciamo perdere, tanto non importa a nessuno. Andiamo avanti. Punto, è un punto importante per noi, ci permette di continuare una serie positiva. Sì, lo sappiamo anche noi che in questo momento facciamo un po' fatica a concludere in porta, questo è già successo, dovremo lavorare su qualche cosa, su qualche cambio, perché facciamo un po' troppa fatica, c'è qualcuno che ha perso la brillantezza che aveva 10 giorni fa, anche perché tira una carretta dall'inizio di luglio, non è che si sono risparmiati, hanno dato tutto e di più. Però è chiaro che dobbiamo valutare bene quello che abbiamo, perché buttare via certe cose, noi siamo una neopromossa, veniamo ad Ascoli, comandiamo la partita, abbiamo preso un gol che si poteva evitare e lasciamo perdere come l'abbiamo preso, poi siamo andati 5 minuti in difficoltà su quelle travazioni dell'Ascoli, la verità è questa, poi però non avevamo più corso rischi, ci siamo sistemati. Siamo stati bravi nell'unica occasione che ci è capitata, perché non è che ne abbiamo avute 3.000, e ci portiamo a casa un punto che fa classifica e che fa morale per i ragazzi. Voglio ringraziare la società, la proprietà, che stasera ci fermiamo a dormire ad Ascoli invece di rientrare alle 4. Ci sono venuti incontro, bisogna anche ringraziarli, non è facile in Serie C trovare questa disponibilità, in generale la seconda volta che la società ci fa fermare dopo Arezzo e dopo oggi, ci permette perlomeno di riposare e di stare un po' tranquilli.